aveva trovato la sua passione, era qui, era la sua passione proprio di andare via col pullman, proprio era contento, insomma. Rossella Narder e il marito abitano nella casa di fronte a quella della famiglia Rizzotto. La coppia non trattiene il dolore, sconvolta, come tutta la comunità di Vazzola, come tutta Italia, dalla tragedia del pullman precipitato ieri sera, poco prima delle 20, dal cavalcavia Vempa di Mestre. L'unica vittima italiana della strage è Alberto Rizzotto, 40 anni, originario di Conegliano, ma da sempre residente qui, a Tezza di Vazzola, insieme ai genitori. L'uomo era al volante del mezzo volato per 10 metri. Quello dell'autista era un lavoro intrapreso una decina d'anni fa, una vera e propria passione, racconta chi lo conosceva. La notizia che ci fosse anche lui tra le 21 vittime ha travolto la comunità sotto shock, come la signora Narder, che ha appreso solo stamattina da un messaggio del figlio della morte di Alberto. Ho ricevuto stamattina il messaggio del mio figlio, nel cellulare, mi ha scritto solo così, Alberto Rizzotto, senza dire niente, perciò ho capito che era quello che io non volevo pensarci questa notte. I genitori di Alberto sono chiusi nel loro straziante dolore, le imposte chiuse. Nell'abitazione in tarda mattinata arrivano alcuni familiari, si intrattengono pochi minuti, nessuno se la sente di parlare. C'è chi arriva qui e lascia un mazzo di fiori in ricordo di Alberto. Era come un figlio per noi, ci dice ancora tra le lacrime Rossella Narder, ricordando quel ragazzo che ha visto crescere. Bravo, tranquillo, da qui tranquilli, educatissimo. Ti salutava da lontano, seduti, ti vedeva per primo. Franco Palù, amico della famiglia Rizzotto, aveva incontrato solo pochi giorni fa Alberto, che conosceva da quando era nato. Chico, vado a lavorare? Sì. E poi mi ha spiegato più o meno i tragitti che faceva sempre, quelli di solito, aeroporto, Tito, le solite cose, viaggi praticamente brevi. Il suo lavoro aveva trovato la sua ragione di vita con questo lavoro. La sua dimensione, sì. Anche il signor Palù lo ricorda come un ragazzo solare, allegro, unico. Era splendido solare, ma veramente simpaticissimo, aveva sempre una battuta per tutti. Quello stesso ricordo condiviso dall'ex insegnante delle medie di Alberto. Era buono, disponibile, gentile, affabile, affettuoso, cordiale anche, come il papà, come la famiglia, insomma. Aveva già la passione per la macchina. Ma lui parlava molto dell'aereo più che altro, ricordo anche del papà.